è un film! Ma è un film! Siamo in carne e ossa, siamo veri! Siete veri! Verissimo! Non è un film! No, no, davvero! Ma queste divise! Noi siamo i vigili del fuoco della Galleria Storica Nazionale di Mantova. Ah, del museo! E siamo venuti a prenderla, perché lei non poteva venire a Mantova senza passare dal museo dei vigili del fuoco. No, ma io ci avevo già pensato, per la verità! Meno male, meno male! Ma vengo con voi? Certamente, certamente. Ma è un piacere. Si accomodi, prego. Prego, prego, prego. Ma c'entriamo? Sì, sì, ci stiamo. Sì, certo. Guardi. Salve, ragazzi. Salve. Il museo è qui, vicino. È qui vicino, a due passi. Bene. A canguro. Troppo. Quanti anni ha questa macchina? 101. 101. È la macchina della Grande Guerra. Siamo nella Galleria Storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un museo che è collocato in un luogo di grande prestigio, Palazzo Ducale, qui a Mantova. Qui siamo in quelle che un tempo erano le scuderie, il maneggio e il teatro, vero comandante? Il teatro, l'antico teatro del Gonzaga. E l'antico teatro spazioso, enorme. Enorme, dove Gonzaga riservavano lo spettacolo solo ai nobili. Da questo teatro, queste scuderie e questa galleria, galleria di questi mezzi. È l'unico in Italia, sì. Ma probabilmente a livello europeo è tra i più grandi. Pensiamo proprio di sì. Quanti pezzi, tra virgolette, ci sono? Più di 40 mezzi. 40 mezzi. Ma abbiamo anche le uniformi, le attrezzature, abbiamo anche il primo elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sì, ecco. Rappresentate con queste divise la storia. Questo museo non è solo un patrimonio di mezzi tecnici, di cultura, ma è soprattutto il ricordo dei colleghi che ci hanno preceduto. Noi vediamo dei mezzi che sono inferiori a quelli di adesso, così, e ci ricordiamo e riusciamo a sentire le emozioni dei vigili che c'erano allora. Pensate un po', perché poi le forze della natura, quando si mettono per traverso, erano le stesse. Erano le stesse. Quindi affrontarle con i mezzi di oggi, che magari sono più sicuri, pensiamo con questi mezzi, esatto, che cosa significava. Per noi è un onore riportare la memoria di quei colleghi. È aperto tutti i giorni o su richiesta? Purtroppo riusciamo a aprire il sabato e la domenica e poi su prenotazione qualsiasi giorno dell'anno. E sempre gratuitamente. Gratuitamente. C'è anche da ricordare al pubblico che tutti questi mezzi sono funzionanti. Sì, facciamo un programma di manutenzione continua, di messa in moto, di giri per le strade. E il problema è quello che dobbiamo trovare i meccanici giusti che se le ricordano. Qualche nuova leva e qualche vecchia leva che ancora lavora. Applauso a nome del pubblico. Siete i nostri eroi. Complimenti. Grazie. Grazie. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life.